Questo e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo su PES 2013, ragazzi, per fare la partita di Bayern Monaco Roma di questa sera, ragazzi, che vedete sul canale 5, cioè anche pubblicità. Quindi ragazzi, direi di partire subito. Vediamo un professionista, 10 minuti, va benissimo. Quindi calcio d'inizio e si parte. Adesso devo togliere subito, ecco, il coso della UEFA, perché l'altra volta mi è stato segnalato il video e è successo un macello. Tuttora il video è senza audio perché veramente è successo un macello. Purtroppo non posso più riallegare il video perché l'ho cancellato dal computer, quindi è un po' una minchiata. Sto giocando con il joystick. È la prima volta che faccio un gameplay su un gameplay di calcio, insomma, con la facecam. Però ho voluto farlo, insomma, anche per cambiare, perché sennò sono sempre tutti uguali sono. E ok, madonna che fallaccio. Si parte malissimo, si parte. Ecco, intanto si incazzano. Siamo al terzo minuto e questi già seminano. Come rosso! Ma dai! Ma che cosa? Cristo, raga! È già espulso al primo minuto? No, raga, al primo minuto espulso no. Un po' andrà bene una cosa del genere. Ma che cazzo faccio io? Totti. Vai Totti, eccolo proprio per destro. Destro si libera, destro, il tiro di destro. Noier, a parte sta Noier, porta, portacci. E tutte le pie, tutte. C'ha la calamita a posto dei guanti quello. Tutto piano, c'è un buon pallone qui da Rositis. Totti, destro, Florenzi. Florenzi, Torositis. Torositis, sta conclusione ancora Noier, lontana, ma la Roma pericolosa nonostante abbia un uomo in meno. Parte carichissima la Roma, ancora Pjanic per destro. Lascia stirare questo pallone, inutilmente. Vabbè. Riparte adesso Boateng con Müller sulla fascia di destra. Müller fa partire Müller, non lo ferma nessuno. Pallone per Javi Martinez. Pallone a inseguire per cross, cross, il tiro. Gol. Porca troia! Cazzo di merda, non hanno fatto niente tutta la partita, poi la prima azione gol. Non è giusto, non è giusto. Guardalo Ribéry, grande De Rossi che ha tolta. Vai De Rossi, ti stai parti tu Florenzi. Ed è fuori gioco, maledizione. Ma dove? Dai. Dai, ok. Oh, a Müller gli ha dovuto levare, raga. Che Schweinsteiger. No. Bene. Vai. Ok. Totti, Pjanic, riparte la Roma. Questo contropiede. Destro. Destro cerca Florenzi. Anticipato. Allarga sulla sinistra per Marchigno. Può partire solo, ma c'è poco spazio. Marchigno cerca l'inserimento di destro. Destro, arriva sul pallone. Destro, attenzione, destro. Si perde l'occasione di andare al tiro, ma Roma ancora in avanti nonostante abbia preso un gol, nonostante sia un uomo in meno dal primo minuto. Adesso destro, tanto subisce un bruttissimo fallo, ma la Roma continua. Marchigno, il cross in mezzo, Florenzi, non ci arriva. Noier anticipa. Ma che Roma, ragazzi, che Roma. Forse questo è uno dei migliori partite che sto facendo da quando faccio i pronostici, diciamo tra virgolette, i pronostici sulla Roma in Champions. Attenzione al tiro di Mandzukic, pallone fuori questa volta. Meno male, perché insomma non è che possono stare per segnare questi. Dai, si è mangiato sta pippa. Bastava metterla sul secondo palo, però vabbè, meglio così. Ok, vai, intanto raga mi metto comodo, lo so che mi vedete un po' strano, però. occhio che si inseriscono, cross, lo ferma De Rossi. Che intervento di Daniele, che intervento. Vai, riparte la Roma con Marchigno. Vai Marchigno, destro. Totti, vai Totti. Totti con il capitano per Florenzi. Florenzi apre per destro, anticipato da Boateng. Madonna, era un'azione da gol quella. Fuori gioco qui, fuori gioco. Fischialo, fischialo. Non l'ha fischiato, ma tanto recupera Stegenburg con una scivolata. Pjanic, il dribbling. Pjanic, il tiro, la parata che vale lì. No, che bucio di culo. Che è sta sfiga di merda. Non lo fa respirare. Deve morire. No, no, Cristo, che palle, dovevo segnare io là. Ma perché ste cose, perché? Al 34esimo 2-0, che cosa ho fatto, che cosa?
destro apro per Marchigno. Oh, ma stanno sempre in mezzo ai coglioni questi però, eh. Sempre in mezzo stanno. Grande De Rossi che anticipa ancora una volta, Marchigno. Tanto squadre lunghe in questo momento, Totti, voleva per Pjanic. Ancora Pjanic, non trova lo spazio, Pjanic per Florenzi, vede Dorosidis, Dorosidis, tira una palla che va lì, Dorosidis non ci arriva, che palle, raga, ma quanto stiamo creando, quanto? Attenzione cross, il passaggio per Mandzukic, solo ante il portiere, e Stegenenburg gliela toglie, se la vai anche a riprendere. Che lottatore che è Stegenenburg! Mamma mia Stegenenburg! Non gli passa la palla e segna. Oh! Che cosa faccio? Le predizioni faccio! Che cosa? Io scherzavo! Oddio raga! Gliel'ho detto io praticamente! Veramente, rimango a bocca aperta! Finisce qui il primo tempo, 3-0 per il Bayern Monaco, assolutamente non meritato questo punteggio. Anzi, meriterebbe la Roma il vantaggio, a essere onesti, insomma, perché stiamo giocando molto, molto, molto meglio. Ancora apertura verso destra, attenzione, buona l'occasione qui. Pallone sulla fascia di sinistra, entra anche di cuore destro. Destro, la mette in mezzo, guardate, calcio d'angolo, Mattia destro. Calcio d'angolo fuori della Roma quando siamo al minuto 54 della partita. Attenzione, allora pallone allontanato adesso. Marchigno, tanto gli apre verso Totti. Totti prova il dribbling, Totti si accentra, Totti prova la conclusione, pallone deviato, destro ancora sul pallone, destro prova ad aprire il pallone verso destra, viene fischiato fallo ai danni della Roma, cartellino giallo anche per Daniele De Rossi, ma sembrava aver preso soltanto palla, vediamo un po', diciamo che ha preso palla ma ha preso anche l'uomo, quindi viene concesso calcio punizione, batte Toni Kroos, il tiro, pallone deviato, calcio d'angolo in favore del Bayern Monaco che si va in avanti proprio. Tanto io sto sfondando tutto qua, perché mi sto nervosino, non va bene che vincono, non va bene, stavolta non se la meritano la partita. Che cosa hanno fatto? Ma dov'è la difesa? Dove? È stato espulso Burdisso, un difensore, quindi molto probabilmente i gol li abbiamo presi anche per questo motivo. Attenzione al cross, gol. Cioè, veramente, non c'ho parole. Cioè, ma che cosa? Perché? Totti però viene fermato, non c'è fallo qui di Ribéry che era anche ammonito. Fischiava l'espulsione, non viene fischiato nulla. Attenzione, Ribéry. Si manda solo Ribéry De Rossi lo butta giù, calcio di rigore. E doppia munizione ed espulsione per De Rossi, veramente una partita disastrosa questa della Roma, ragazzi. Veramente lo schifo più totale, ma veramente eravamo partiti benissimo. Poi hanno cominciato a segnare così a culo questi. E niente, vediamo se riesco a pareggiare pure il rigore questo, ma dubito fortemente. Di da una parte la palla dall'altra, ma un culato proprio con la sabbia. Ho perso anche il conto, 6-0, due giocatori espulsi. Io direi che potrebbe essere chiusa qui la partita, vediamo un po'. Lorenzi può andare di tacco, Ribéry ancora, butta giù tutti, Ribéry va incarammato, questo è fuori gioco signore, oh, finalmente qui, Mannega, ha indovinato la decisione, insomma che stossi passaggi, a Marchinhos, c'è il problema per Mandzukic, Stegenenburg in scivolata, così si allontana, così, cazzo proprio, Alaba, Schweinsteiger, Stagger, guardate quanto corre questo, sto biondino. Ribéry, poi anticipato da Pjanic, busta di Pjanic, che palla poi suona in qualche modo ai piedi. No, ma che gol è questo? Che gol è? Ma me lo spieghi? Non ho mai preso tutti questi gol in una partita su FIFA o su PES, quel che sia, insomma. Ma che cos'è? Dai! Il portiere non si è mosso minimamente. Oh, ma quei falli mi dà, oh, che palle. Florenzi, Pjanic, Marchigno per Totti che non ci arriva. Siamo due giocatori espulsi, ragazzi, ancora continuiamo, cerchiamo di creare azioni d'attacco. Tanto che qua Ribéry c'ha sempre culo, non sa che fa. Torosidis, attenzione, ma noi per Florenzi però. Florenzi, può partire in velocità, viene fermato. Torosidis, sbriga dal salto che mi servi. Torosidis, ma noi per Florenzi. Torenzi, Totti,
palla per destro. Ancora Florenzi. Appoggia per Totti, ma un passaggio di merda. C'è ancora un problema per Totti. Totti può andarsene, viene fermato da Gustavo. Per gustare all'imperfetto. Gustavo. È su Gomez. Mario Gomez, esce Stekelenburg, Mario Gomez. Ci hanno fatto 8 gol, raga. 8 gol. 8 gol, 8. Cioè. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere. Freddissimi. Non ho più parole, ragazzi, non ho più parole. Veramente non voglio esprimermi più perché sono cazzato nero. Finisce qui la partita, direi finalmente, ragazzi, perché stiamo prendendo troppi gol. Veramente abbiamo preso più gol noi che nel gioco. Che nella partita reale, almeno la Roma l'aveva fatto uno l'aveva fatto e ne aveva subito uno di meno. Comunque ragazzi, io direi che per questa partita possiamo chiudere qui perché finiva veramente in modo disastroso. Veramente non pensavo di perdere 8-0, anche perché abbiamo meritato questa partita incredibilmente. Abbiamo fatto tante azioni, un giocatore espulso, poi un altro giocatore espulso, veramente... Il delirio più totale sta partita. E comunque ragazzi, io direi che per questo video possiamo chiudere qui. Che cosa ho detto? Comunque ragazzi, per questo video possiamo concludere qui. Io appoggio il mio joystick della PlayStation 3 qui, che ti fa scena. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi lasciate un like, un commento. E se ancora non siete iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina di Facebook, al gruppo Simo, trovate qui sotto in descrizione. Condividete questo video da tutto su Facebook e su Twitter, ragazzi. E noi ci vediamo al prossimo video. Qua iste, bella.